Allora, ciao ragazzi, questo video sarà molto breve e conciso, parlerò anche a bassa voce perché qui sono tipo le 4 di notte, voglio raccontarvi un po' questa esperienza notturna che abbiamo vissuto, che ho vissuto, devo fare anche un po' silenzio perché giustamente alcuni dei ragazzi che sono con me stanno dormendo, cioè almeno stanno cercando di riposare dopo l'ansia e l'angoscia che è salita nelle ultime ore. Molti di voi già sanno di cosa sto parlando perché da voi era diciamo sera, da noi era notte piena, una persona ha hackerato vari canali di YouTube e alcuni profili Facebook e social di altri youtuber. Adesso non so bene quali sono state le persone che sono state hackerate, però di base è stato hackerato il mio canale e visto che dal mio canale io ho accesso a tutti i canali dei ragazzi, dei mates, l'hacker ha avuto la possibilità di andare anche a giocare e a divertirsi sui canali di Stepney, Sasha e Surry. Vi andrò a raccontare un po' quello che è successo e poi vi darò anche un po' il mio stato d'animo, cioè il fatto di essere amareggiato nei confronti di queste azioni, di questa cosa che però è molto più larga rispetto all'hackeraggio in sé per sé, perché alla fine è un atto di un ragazzo, penso anche un ragazzino, che non vale nulla, però dietro questo atto ci sono nascoste tantissime cose. La sera del nostro arrivo a Tokyo, quindi venivamo da un viaggio in cui non avevamo per niente dormito e avevamo fatto tutto il giorno a Tokyo senza dormire, quindi erano circa 36 ore senza il sonno. Stavamo tutti quanti editando a l'una di notte. Io, per far uscire il video che adesso non è uscito perché uscirà questo video, avevo deciso di editarne una parte, andare a dormire 3-4 ore per cercare di recuperare un po' di sonno e poi svegliarmi per continuare l'editing e farvi uscire il video della CTM. Così non è stato perché quando sono andato ad addormentarmi, circa dopo 20 minuti, erano le 3, Stefanino mi è venuto a svegliare sobbalzato da tanti messaggi che avevamo ricevuto su WhatsApp di amici youtuber, di famiglia, di persone che sono vicino a noi, che si erano accorti di quello che stava succedendo. Cosa era successo? Avevano hackerato il mio canale, non si sa ancora come, perché comunque esistono varie verifiche su Google che di solito è difficile superare. Dal mio canale erano arrivati anche a quello di Stefano, avevano caricato un video sul mio canale e un video sul canale di Stefano, video di quelli veramente ridicoli su Salvini e su tutto quelli che sono i suoi pensieri politici, su GTA, non so precisamente il video perché non l'ho visto, sinceramente neanche lo voglio guardare, e mettendo in descrizioni logicamente frasi diffamatorie su quello che siamo noi e sulla sua azione di forza, di vittoria. Non voglio dire neanche come si chiama questa persona, questo nickname, perché sinceramente non me ne frega un cazzo. Svegliarsi con una persona che ti va a colpire nell'intimità, nel personale, perché il canale è una cosa tua e per di più non va a attaccare solo il tuo canale, va a attaccare quelle che sono le tue informazioni, i tuoi dati, perché accedendo al tuo canale accedi al numero di telefono, accedi al mio indirizzo di casa, accedi a tutte determinate cose che sinceramente sono la mia persona, la mia vita, quindi ti senti un po' impotente di fronte a un'azione veramente brutta, criminale, la definiamo così perché è una cagata, ma è criminale, ragazzi, perché molte volte uno sminuisce le cose. No, non devono essere sminuite le cose, questa è un'azione criminale. Sentirsi intaccato da questo punto di vista ad una persona come me fa veramente male, perché io sono uno che sinceramente non si reputa eticamente sbagliato, anzi molto eticamente corretto, e vive la sua vita nella correttezza massima nei confronti sia delle persone che della vita in generale. Quando vedi che qualcuno intacca la tua vita, sinceramente ti senti veramente preso per il culo. Lasciando perdere l'ansia che si è generata in casa, abbiamo svegliato Surry, abbiamo svegliato Lorenzo Favij, che ci ha dato una mano perché magari ci poteva dare dell'info in più. Grazie all'aiuto del network di amici youtuber siamo riusciti a bloccare l'attività di questo tizio. Non sappiamo poi cosa succederà, se riuscirà di nuovo, non sappiamo come è successo, però abbiamo vissuto la nostra esperienza. Adesso voglio andare a dirvi cosa ne penso. Penso che questo sia una conseguenza di un messaggio che si è andato a esprimere su YouTube molto sbagliato. Su YouTube nell'ultimo anno si è generato odio, si è generato bullismo, si è generata cattiveria, si è generata criminalità, si è generata molestia verbale nei confronti delle persone. L'odio genera odio, quando si parla di odio si crea odio. Ci sono youtuber che creano odio facendo intrattenimento, sapendo che quell'intrattenimento di flame fa visual, vengono visti come paladini della giustizia. Questo non è essere giusti, questo è essere furbi. Quando parli di qualcosa che fa male, o quando parli di un qualcosa che può essere sulla bocca di tutti e lo critichi facilmente, sei il paladino della giustizia. Cercare di farsi valere abbattendo gli altri non vuol dire farsi valere, vuol dire essere dei vigliacchi, vuol dire non sviluppare la propria persona, ma abbattere le altre persone per far valere la propria. Io sono forte perché l'altro fa schifo, non io sono forte perché sono forte e basta. Quindi penso che
questo ragazzino, questo hacker, non so chi sia, sia solo la conseguenza di tutto un atteggiamento, di una community che si è venuta a creare qui su YouTube, ma in generale proprio in Italia, in tutte le cose e soprattutto sul web. Tutto quello che noi facciamo come youtuber, molte volte molti youtuber se lo scordano, ha delle conseguenze. È vero, un video può essere ironico, brutto, stupido e infantile, però non fa male a nessuno, mentre un video che crea flame, crea odio, fa male a tanti. Ci sono state in questi giorni dimostrazioni che hanno portato una ragazza che ha fatto un video virale sul web a suicidarsi. Quindi questa è la più grande dimostrazione di come un'azione possa creare un danno grave, un danno gravissimo alla personalità, ai sentimenti, alle emozioni, a quello che c'è dentro di noi. E molti youtuber se lo scordano questo, che hanno una responsabilità, cioè hanno la responsabilità di dover parlare al modo giusto. Preferisco fare un video ironico e stupido in cui io divento un coglione, divento un ragazzino, quindi lascio un po' la mia parte di 27enne e cerco di divertirmi nel modo più spontaneo possibile, che invece incitare i ragazzini a 8 anni a seguirmi e a diventare paladini di una giustizia che non esiste. Non ce l'ho con nessuno, perché Giuseppe Greco, in questo caso non Vegas, lo conoscono in tanti su YouTube Italia. Sono forse il più stupido degli youtuber che ci sono in circolazione, con magari dei numeri un po' più importanti. Però voi non lo sapete, ma io lo so che in 2 anni, 3 anni di YouTube quasi, tutti gli youtuber che hanno avuto a che fare con me hanno avuto un qualcosa. Sono sempre stato disponibile ad aiutare tutti nel far sì che questa community crescesse. Gran parte della community ha cercato di lavorare insieme per far sì che YouTube funzionasse. Criticare il modo di fare di uno youtuber, il video di un altro youtuber, ci sta, va benissimo. Però andare a strumentalizzare la massa è la cosa più brutta, soprattutto sapendo che le persone che ci seguono sono dei bambini, dei ragazzini che facilmente sono influenzabili. Se io influenzo un ragazzino sul fatto che un gioco sia divertente, oppure una sfida sia una challenge, sia ironica e stupida, non penso di far del male a nessuno. Se io strumentalizzo quei ragazzini per andare a insultare magari un altro youtuber, per andare a fare del bullismo, sono una persona negativa per la società, sono eticamente scorretto. Magari strumentalizzare una persona per dire il suo video fa schifo va bene, ma strumentalizzare una persona per dire la tua persona fa schifo, oppure fai schifo perché sei grasso, fai schifo perché parli male, fai schifo perché sei nero, fai schifo perché magari parli, sei di un altro posto, sei del sud, sei del nord, tutto questo non fa bene a nessuno. Questo è solo uno sfogo personale, tornerò nella mia ombra, visto che io lavoro tanto dietro le quinte, non ho bisogno di mettermi a far video per dimostrare quello che sono, anzi l'ho dimostrato alle persone giuste. Gran parte della community che mi conosce mi stima come persona, mi stima come Giuseppe, non come youtuber, e questa è la cosa migliore, è l'aspirazione più grande nella vita, di essere stimato come persona, non per quello che si fa, non per il lavoro che si fa, non per gli hobby che si hanno, ma proprio per quello che si è. Forse questo è l'unico video in cui io parlo di altri o di cose, però sinceramente mi sono sentito attaccato nell'intimo, non per il canale, perché uno viene hackerato, ma perché ti prendono una cosa tua, ti manipolano, non sai dove possono arrivare, perché poi quell'email è un'email anche di Gmail, è un'email in cui c'è lavoro, è un'email in cui c'è famiglia, magari forse c'è un errore perché quell'email ci sono anche cose personali, c'è la salute in quell'email, ci sono tante cose, e sinceramente quando ti vanno a toccare queste cose che magari voi neanche conoscete, ti si rompono veramente i coglioni. Quindi sono veramente incazzato nero, sta di fatto che domani tornerò di nuovo quello lì stabile, equilibrato, pulito, eticamente corretto, e tutto ritornerà alla normalità. Però almeno in questo vi siete presi questo sfogo, questo mio sfogo. Penso di aver detto tutto ed è il momento di andare a dormire. Scusate se ho guardato, ho avuto dei tic strani in questo video, ma non riesco a metabolizzare il meccanismo in cui io dovrei fare questo video. Non voglio discussione qua sotto, quindi bannerò tutto quello che creerà flame, non bannerò quello che creerà una conversazione corretta, basta flame, sul mio canale non lo voglio. Poi andatevi a distruggere su altri canali, andate a farvi del male morale su altri canali, tanto è quello che vi è rimasto. Parlo a tutti quei fan che
che sfogano la loro vita qua sopra. Cioè, YouTube deve essere una distrazione. Se la tua distrazione è sfogarti e insultare gli altri, siamo messi male. Ho paura nel momento in cui tu crescerai, perché sfogarsi su uno YouTuber va più che bene anche. Ma poi quando ti sfogherai nella vita reale con una persona davanti, poi lì le conseguenze saranno sicuramente più negative. Io spero di avervi dato come al solito un messaggio positivo, almeno la mia verità, perché poi la mia verità è la mia, non la verità assoluta. Il video che doveva uscire oggi uscirà quando dovrà uscire, e noi ci vediamo alla prossima.